Bentrovati ai telespettatori di Rete 8 alla nostra rubrica di approfondimento Il Fatto, oggi con l'acquolina in bocca. Infatti nella puntata parleremo delle anticipazioni sulla seconda edizione in programma L'Aquila dal 1 al 3 dicembre prossimo al Castello Cinquecentesco con tante novità della Fiera Internazionale del Tartufo d'Abruzzo, la nostra regione, l'oro nero e bianco della nostra regione. Un evento promosso dalla Regione Abruzzo e organizzato dall'ARAP. Vi daremo qualche anticipazione, un evento imperdibile e abbiamo dei gentili ospiti qui in studio e anche in videoconferenza per parlarcene. Ovviamente l'invito è per tutti a recarsi poi all'Aquila, al Castello Cinquecentesco, dove il profumo del tartufo inebrierà tutti. Ci saranno tante iniziative collaterali, ci saranno tante novità, ma io direi di stopparmi, come dire, bando alle ciance e darei la parola agli ospiti che abbiamo in studio. In videoconferenza ci colleghiamo subito con Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Grazie a voi. E sempre in videoconferenza Antonio Morgante, che è direttore generale ARAP, azienda regionale attività produttive d'Abruzzo. Buongiorno e ben Buongiorno, trovato anche a buongiorno. lei. Buongiorno a tutti, buongiorno. In studio abbiamo chi è sul territorio, perché alla mia destra c'è Fabio Cerretano, presidente Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiana, e Leo D'Alessandro, presidente CATRA, Coordinamento Associazioni Tartufai Regione Abruzzo. Buongiorno, o meglio, ben trovati a tutti Grazie, voi, visto che insomma buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. la nostra rubrica Il Fatto va sia di mattina che di sera. E allora parliamo di questa Fiera Internazionale del Tartufo d'Abruzzo. Dopo il successo della scorsa edizione, io vorrei parlare con il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente. Lei ha detto: stiamo lavorando da anni per costruire il modello Abruzzo e valorizzare tutto quello che è il nostro territorio, e il nostro territorio è rappresentato anche da questo prodotto principe. Assolutamente sì, in questi anni abbiamo e stiamo costruendo quello che può essere il brand Abruzzo. E dentro il brand Abruzzo come lo stiamo costruendo? Lo stiamo costruendo coinvolgendo tutti gli attori che possono essere parte integrante per l'aspetto promozionale della nostra terra. Quindi il modello Abruzzo che cos'è? Mettere intorno a un tavolo e organizzare insieme, partecipare insieme ad eventi e manifestazioni, insieme alle camere di commercio, insieme ai GAL, insieme all'ARPA, insieme all'ARAP, che in questo caso è il nostro soggetto attuatore nella realizzazione della fiera, ma come per altri progetti di internazionalizzazione. Noi stiamo cercando di far conoscere l'Abruzzo a livello nazionale e internazionale del suo unicum, di una regione unica che ha mare e montagna in meno di un'ora, che ha più del 40% del territorio in aree protette, e quindi il valore ambientale della nostra terra e quindi il valore della qualità, andando oltre quelli che sono i prodotti trainanti storici come il vino, come l'olio, come l'orticolo del Fucino, lavorando sui prodotti di nicchia, sui prodotti di pregio e di qualità. E qui nasce dallo scorso anno la Fiera Internazionale dei Tartufi d'Abruzzo, che ha l'obiettivo di valorizzare il nostro tartufo, i nostri tartufi bianchi, neri, i nostri ori, che sono stati utilizzati negli anni per far ricche altre regioni e altri territori. Lo stiamo valorizzando con questo evento, facendo conoscere le qualità, facendo conoscere le nostre aziende, facendo conoscere e portando alla fiera Buyer internazionali, quindi dando la possibilità di aprire alle nostre aziende quelli che sono i mercati ricchi, perché l'obiettivo complessivo della valorizzazione dei tartufi, così come degli altri prodotti, l'agricoltura in generale, è quello di dare uno sbocco sui mercati che diano il giusto valore ai nostri prodotti, per dare una redditività e per dare l'opportunità di poter crescere come aziende. Partendo dal principio del Made in Italy e dalla strutturazione della nostra qualità che in Abruzzo c'è, e come regione complessivamente farci conoscere, perché uno degli elementi, diciamo così, che abbiamo pagato in questi anni è la poca conoscenza della nostra regione, ritenendo poi il cibo come uno strumento, se non lo strumento principe, di promozione non solo della cultura
qualità dei prodotti, ma anche dei nostri territori. Oggi si accomuna in maniera determinante, importante, territorio ai nostri prodotti, figuriamoci sui prodotti di nicchia, sui prodotti di altissima qualità. E questo è l'obiettivo con cui siamo partiti lo scorso anno e stiamo crescendo. Quest'anno sarà un'edizione ancora molto più importante, con tante iniziative, tante attività che credo che il direttore Morgante le spiegherà lui, quindi non ci vado io nella spiegazione, ma l'obiettivo complessivo è valorizzare l'Abruzzo, valorizzare i tartufi d'Abruzzo, valorizzare complessivamente quella che è una regione che ha delle unicità a livello nazionale e internazionale. E mi permetto di dire, rilanciare ancora di più il nostro amato capoluogo di regione. Ma sicuramente passa anche per questo, la nostra città, il capoluogo di regione, è uscita insomma da questi anni difficili del post terremoto, ha un'attenzione particolare anche ai cospetti dell'Italia, a volte anche del mondo, quindi strutturare sulla città dell'Aquila questa fiera ha proprio l'obiettivo di rendere ancora più visibile e ancora più una vetrina importante per i tartufi e per l'agrifood in generale. Su un territorio di cui la provincia dell'Aquila, ma tutta la regione, è ricca di tartufi, è stata un po' questa la scelta che ha determinato la volontà di puntare sull'Aquila come sede stabile, diciamo, di una fiera che avrà anche altri momenti, così come si è in parte avviato quest'anno, che coinvolgeranno tutta la regione, perché l'obiettivo è una serie di eventi che dovranno poi, durante tutto l'anno, che dovranno confluire nella fiera che si organizzerà tutti gli anni all'Aquila come momento clou di valorizzazione complessiva dei nostri tartufi. Grazie Assessore, rimanga con noi perché poi tornerò da lei. Io vorrei andare da Antonio Morgante, direttore generale dell'ARAP. Lo aveva anticipato il vicepresidente della Giunta regionale. Questa è una fiera, ma è anche un evento perché ci sono iniziative collaterali. Certo, il tartufo è il re, il principe di questo evento, ma ci sono anche altre iniziative collaterali, come ad esempio tra le novità di quest'anno il progetto Tartufai d'Abruzzo per un giorno, poi sono 60 le aziende presenti con i loro stand, 18 ristoratori inseriti nell'app, un servizio di bus navetta gratuito, incontri business to business tra i produttori regionali e i buyers operanti nei mercati esteri strategici, in particolare paesi arabi e nord Europa, ma ci saranno anche momenti ludici come influencer e come comicità, insomma un evento rivolto a tutti, tenendo presente, lo ribadiamo, che in primo piano il re, l'imperatore, è il tartufo. Direttore Morgante. Sì, noi stiamo cercando di interpretare la missione che ci ha dato la Regione Abruzzo, cioè quella di espandere quanto più possibile il marchio Abruzzo, il valore che l'Abruzzo può portare, essendo un concentrato dei valori del Made in Italy, considerando che il Made in Italy comunque è un marchio che già a livello mondiale è assolutamente, ha un valore assolutamente enorme, gigantesco. E quindi noi abbiamo già presentato la nostra fiera internazionale del tartufo, la seconda edizione, l'abbiamo fatto nei Balcani, l'abbiamo fatto nei paesi scandinavi, lo stiamo facendo in questo momento nei paesi del Golfo, quindi cercando di mirare in quei mercati che hanno una potenzialità di spesa enorme, dove il Made in Italy ha una penetrazione importante. All'interno di questa penetrazione comunque già avviata c'è spazio ovviamente per far conoscere le varie nicchie italiane, tra cui ovviamente l'Abruzzo con le sue eccellenze. La seconda fiera internazionale ovviamente si basa sui risultati avuti durante la prima fiera, che è stata sperimentale ma che è andata di per sé molto bene, e abbiamo voluto, diciamo, implementarla di una serie di attività che avete già citato. Il momento di business to business con i vari importatori e stakeholder internazionali per noi sarà importantissimo, ci saranno convegni con loro e ci saranno ovviamente i momenti di commerciali veri e propri, perché come diceva giustamente il vicepresidente Imprudente, il territorio oggi esporta non solo i suoi valori, diciamo, generali, ma esporta anche tutto quello che è food e tutto quello che è intorno a un territorio, che è anche l'impresa e il sistema imprenditoriale nel suo
insieme. Questa è la nostra missione che ci siamo dati e crediamo che quest'anno, dai numeri che abbiamo dato, quindi i 60 imprese che partecipano, i vari soggetti che saranno coinvolti, anche a livello scientifico, a livello rappresentativo, a livello di associazioni del settore, sia un momento assolutamente importante per fare un'unica, come dire, per avere un risultato che per quanto mi riguarda è sintetico, è unico, cioè trasformare il tartufo in genere in tartufo d'Abruzzo, perché l'Abruzzo sia in termini di produzione che in termini di qualità è una regione di primissima importanza, tra le primissime, sia come produzione che come qualità del tartufo, e questo deve essere assolutamente riconosciuto. Per questo insistiamo molto nel ripetere tartufo internazionale, fiera internazionale del tartufo d'Abruzzo, quindi tartufo d'Abruzzo è il mantra che ripeteremo e che cercheremo di veicolare in tutti i modi, con i social, con la carta stampata, con i giornali online, con tutto quello che oggi la tecnologia e la possibilità di comunicazione ci mette a disposizione. Rimanga con noi anche lei e adesso torniamo in studio per parlare con chi col tartufo, diciamo, ci lavora, con chi sente il profumo di tartufo, lo tocca, e quindi possiamo parlare con Fabio Cerretano, che è presidente, come detto prima, della Federazione Nazionale Associazione Tartufai Italiani. L'Abruzzo profuma di tartufo, tartufo bianco e tartufo nero. Allora, grazie ancora per l'invito. Parlare di tartufo in Abruzzo è abbastanza semplice. Come spiego sempre, noi abruzzesi siamo fortunati, proprio come diceva il Presidente, all'avere in un'ora mare e montagna, oltre a essere una delle regioni verdi d'Europa, ci ha dato la possibilità di vedere tutti e 9 o anche 10 dei tartufi edibili commestibili in Italia. Ne sono circa 9, ma in realtà di tartufi ce ne saranno circa 280 specie, e l'Abruzzo è ricca sia delle 7 specie edibili nere sia delle 2 specie bianco e bianchetto. Ora, in questa fiera, mi hanno corretto l'altro giorno, dicevo che ce ne sono 3, ma probabilmente anche il quarto, perché questo è il periodo ovviamente della regina, che è il tartufo bianco. Ripeto, l'Abruzzo non è secondo a nessuno, sia in termini di qualità che di quantità, come già accennato il Presidente Morgante, sia di tartufo nero pregiato, che si trova un pochettino di più nell'entroterra, nella parte proprio dell'Aquilano, bianco è un po' più diffuso in tutte le province, così come lo scorzone, così come l'uncinatum, il mesentericum. In questo periodo noi avremo appunto le nostre tale, vedremo durante la fiera i 3 principali del periodo, che sono il bianco, il nero pregiato e il tubero uncinato. Ma il tartufo, prima ancora che essere un prodotto, è un profumo. Il profumo evoca qualcosa, evoca quello che ci piace sempre ribadire, un territorio, quindi racchiude il nostro territorio, racchiude la cultura di un territorio, che è una cultura ancestrale. Tant'è vero che questa cultura ancestrale è stata riconosciuta patrimonio immateriale UNESCO nel 2021. E noi ci piace sempre dire che il tartufaio con il suo cane è il patrimonio immateriale UNESCO, che ci può aiutare a far capire quanto sia importante appunto questa cultura, e trasmetterla agli avventori, a chi verrà, a chi ci darà l'onore di venire durante la fiera. Noi faremo capire proprio, cercheremo di almeno di far capire quanto è importante questo prodotto per la nostra terra. E proprio il presidente Morgante diceva obiettivo marchio territoriale come il Montepulciano, che è, insomma, è un altro dei nostri prodotti simbolo famosi in tutto il mondo. Io volevo parlare con Leo D'Alessandro, presidente CATRA, coordinamento associazione Tartufai Regione Abruzzo. Sì, però voi avete un compagno particolare senza il quale sarebbe impossibile trovare, o meglio, la cerca e la cavatura, mi diceva prima Cerretano, dei tartufi. Quale compagno? Il migliore compagno è il cane. Purtroppo senza cane non possiamo trovare tartufi, anche perché è lui che ci accompagna nella campagna, nei boschi,
e con il suo fiuto ce lo indica e ce lo fa trovare. Quindi senza di lui altrimenti non potremmo trovare tartufi, anche perché è l'ausilio principale della raccolta e la cerca del tartufo. Si stabilisce una simbiosi proprio tra... Anche di più, sì, perché il cane, sì, oltre il valore, diciamo, nella cerca del tartufo, ma anche un valore affettivo, perché diventava come uno di famiglia. Certo. Allora io vorrei ricollegarmi con l'assessore, vicepresidente della Giunta, Emanuele Imprudente, a cui vorrei chiedere una chiosa a questa presentazione della Fiera Internazionale del Tartufo d'Abruzzo, che lo ricordo si terrà dal 1 al 3 dicembre al Castello Cinquecentesco dell'Aquila, quindi una cornice anche magica questa. Assessore, le lascio la parola. Io chiuso semplicemente invitando tutti l'1, 2, 3 dicembre all'Aquila per quello che sarà un evento a 360 gradi con protagonista il tartufo. Ci sarà la possibilità di partecipare a show cooking, a masterclass. C'è stato un progetto che non abbiamo illustrato precedentemente, che ha coinvolto gli istituti alberghieri di tutto Abruzzo con un premio che vedrai i nostri ragazzi andare a fare dei periodi di stage a Dubai presso una catena di ristoranti importantissimi, proprio per dare il senso che noi vogliamo costruire una cultura del tartufo, ma una cultura del cibo in generale, partendo proprio e dando consapevolezza ai nostri giovani che dovranno lavorare in sala o dovranno lavorare in cucina nei nostri ristoranti. Quindi la mia chiosa è semplicemente: vi aspettiamo all'Aquila il 2-3 dicembre in un evento che coinvolgerà la città, in un evento che coinvolgerà tutti a 360 gradi. Grazie allora all'assessore Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale, che immagino sarà all'Aquila per degustare il tartufo, e ovviamente come esponente istituzionale. E la ringrazio per la sua presenza qui a Rete 8. E noi passiamo al presidente dell'ARAP, Antonio Morgante. Prima Morgante l'avevo definita direttore generale, ma ribadiamolo, lei è presidente dell'ARAP, azienda regionale attività produttive Abruzzo. No, avevate detto bene prima, direttore generale. Perfetto. È il dottor Savini che saluto. Perfetto, allora mi ha tratto in inganno, c'è Retano che è qui che l'ha chiamata presidente, quindi insomma voglio dire. Lei... colpa, chiedo scusa. No, stiamo scherzando, ovviamente stiamo giocando, anzi salutiamo il presidente come ha detto lei. Esatto. Salutiamo il presidente con il direttore generale ARAP Morgante, anche con lei vorrei una breve battuta finale su questa fiera internazionale. Sì, sarà un evento che, da quello che percepiamo in questi giorni, anche dal punto di vista mediatico, abbiamo ampiamente superato quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi ci attendiamo molto. Questa sera, ad esempio, c'è una delegazione di ARAP che sta accompagnando 12 imprese, grandi imprese abruzzesi, alla COP28 a Dubai. Questa sera nel ristorante di Alessandro Miceli ci saranno i rappresentanti dei paesi del Golfo, tra i quali alcuni saranno ospitati proprio all'Aquila per fare i B2B. E stesse indicazioni le abbiamo da tutti i canali che abbiamo attivati, quindi sarà un evento che, per quanto concerne l'Abruzzo, sarà un evento di assoluta importanza, quindi sono molto fiducioso, e anche io come vicepresidente chiudo dicendo: venite tutti, perché scoprirete anche delle cose che magari non conoscete come abruzzesi, e vende tutti anche come non abruzzesi, perché è giusto che si conosca, che si cominci a distinguere che cosa è il tartufo d'Abruzzo rispetto al tartufo italiano. Direttore, noi abbiamo i nostri canali social che sono visibili insomma in tutto il mondo, quindi l'invito, come dice lei, non è solo per gli abruzzesi, ma anche per chi magari l'Abruzzo lo conosce poco e potrà conoscerlo anche attraverso il nostro tartufo. Tartufo nero e tartufo bianco, tengono a precisare qui i maestri tartufai. Sì. Poi tengo a precisare un'altra cosa simpatica, e che tramite l'applicazione che abbiamo messo in piedi ci sarà la possibilità di andare a degustare dei piatti appositamente preparati
per la Fiera Internazionale del Tartufo, coinvolgendo i ristoranti non solo dell'Aquila, ma anche dei dintorni. Quindi è anche un modo nuovo di approcciare che fa sì che l'Aquila diventi davvero sempre di più la capitale internazionale e nazionale del tartufo d'Abruzzo per far conoscere questo prodotto d'eccellenza. È stato molto eloquente, grazie dunque ad Antonio Morgante, diciamolo bene, direttore generale ARAP, l'azienda regionale attività produttive Abruzzo. Siamo in chiusura, qualche secondo, volete aggiungere Una qualcosa? cosa sola, Sì. mi sento di dare un consiglio a tutti gli avventori che verranno di annusare il tartufo, chiudere gli occhi e immaginare. E con la fantasia si va dappertutto e gli auguro un buon profumo, come auguro a tutti un buon profumo. È il Slogan nostro. perfetto, devo Buon dire. profumo a tutti. Buon profumo a tutti e buon tartufo a tutti. Ricordiamo, Fiera Internazionale del Tartufo d'Abruzzo, seconda edizione dal 1 al 3 dicembre al Castello Cinquecentesco dell'Aquila con tante novità, un evento imperdibile promosso da Regione Abruzzo e organizzato dall'ARAP. Dopo il successo dello scorso anno non resta che andare a curiosare nel nostro capoluogo di regione. Allora io voglio nuovamente ringraziare Fabio Cerretano, Presidente Grazie Federazione Nazionale Associazione Tartufai Italiana, e poi a ancora Leo D'Alessandro, Presidente CATRA, Coordinamento lei. Associazioni Tartufai Regione Abruzzo, Emanuele Prudente, l'ho fatto prima ma lo voglio fare anche adesso, Vicepresidente della Giunta Regionale, e Antonio Morgante, Direttore Generale dell'ARAP. Questo fatto al gusto di tartufo, al profumo di tartufo bianco e nero si conclude qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.